Proseguono le ricerche dei carabinieri del malvivente fuggito dopo che il proprio complice è deceduto a seguito di un infarto durante il colpo perpetuato alla filiale di Navacchio della Banca Popolare di Laiatico. A volto scoperto le immagini delle telecamere della sede, ma soprattutto i particolari dettati dal corpo del complice e dalla svastica tatuata sul braccio hanno permesso di identificarlo e connetterlo ad una serie di personalità della malavita campana già note agli inquirenti. Mentre a Livorno sono stati arrestati dalla squadra mobile in collaborazione con le questure di Pisa e di Prato quattro uomini di etnia Sinti che avevano assaltato la sede della Sisal di Livorno in due diverse occasioni, riuscendo a portare via complessivamente più di 50.000 euro in contanti. Decisive, spiega la polizia, sono state le immagini del sistema di videosorveglianza interno. Nuova seduta del Consiglio Comunale a Pisa, all'ordine del giorno diverse interpellanze, interrogazioni, proposte, dibattito e votazione sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio. Sandro Gallo per il PD, intanto di che tipo di somme si tratta e di che natura? Sì, sono somme non ingenti, si tratta di liquidazione di spese di giudizio, non di condanne del Comune a cifre diciamo, che riguardano la vittoria o la soccombenza su alcune sentenze, ma semplicemente la liquidazione di alcune spese di giudizio che il giudice ritiene che debbano essere pagate dal Comune. Si tratta di alcune intorno a 2.000, alcune intorno a 4.000 euro. Sono diciamo, spese che vengono quasi ordinarie, nel senso che ci sono tutte le sentenze che sono in cui il Comune è parte, prevalentemente il giudice di pace, queste sono prevalentemente invece alla TAR e alla Corte di Cassazione, periodicamente diciamo, tornano quando c'è la sentenza in comune per la liquidazione delle spese, laddove il giudice ritiene che debbano essere pagate le spese di giudizio e debbano essere pagate dal Comune. La posizione di una città in comune e Rifondazione Comunista su questo, Francesco Oletta. Il debito fuori bilancio, in particolare quello riguardante il caso della Cancello Rosso, troviamo che sia sbagliato, nel senso che vi sono delle chiare responsabilità di mancanza di controlli da parte dell'amministrazione comunale. Ci troviamo di fronte a una società che per anni ha svolto un'attività abusiva di parcheggio senza che l'amministrazione comunale svolgesse alcun controllo. Oggi questa società chiede per le aree che ora sono state espropriate per realizzare il People Mover 3 milioni di euro, a fronte di una richiesta di il Comune di 300.000 euro. Questa differenza di soldi deriva semplicemente da una grave omissione di controlli da parte del Comune che non ha mai verificato l'abusivismo che veniva lì realizzato, una rendita che non era legittima. Ancora una volta questo Comune è forte coi deboli e debole coi forti, cioè non si rende conto, non si fanno i controlli rispetto a attività che non si sarebbero potute svolgere e ora il rischio è che questa amministrazione debba sborsare milioni di euro per mancanza e per proprie responsabilità. Possiamo immaginare il mercato del lavoro in continua evoluzione. C'è anche l'assessore regionale ai trasporti Ceccarelli al congresso regionale che si è svolto a Tirrenia della FIT CISL, il settore trasporti diciamo, del sindacato CISL. Franco Fratini, segretario regionale, varie le problematiche e le tematiche al centro della discussione del congresso, ma diciamo, quello che preme, che preoccupa più i lavoratori del settore è tutto il tema della privatizzazione. Intanto su questo come può operare, qual è il ruolo del sindacato per cercare appunto di come dire, tranquillizzare questi lavoratori? Facciamo il punto di quello che siamo riusciti a fare questi quattro anni e di quello che ci attende per il prossimo futuro. Certamente le privatizzazioni è uno dei problemi all'orizzonte più pesante che vediamo. È un problema molto sentito da parte dei lavoratori, specialmente da quelli del comparto ferroviario della lunga percorrenza, che sembrano quelli interessati a questo tipo di operazione. Perché preoccupa i lavoratori in questo tema? Preoccupa perché non abbiamo compreso il motivo vero per cui lo dobbiamo fare, perché fondamentalmente il ricavato è poca roba rispetto a ciò che offriamo, voglio dire. Preoccupa perché naturalmente privatizzare e mettere sul mercato significa avere in un futuro nemmeno tanto prossimo la possibilità di vedere questi lavoratori transitare verso altre società che non sia più Trenitalia in questo caso o altre società simili. L'esempio delle poste è quello che sta succedendo sotto gli occhi di tutti, ciò che è successo in Europa presso altre nazioni è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo un gruppo sano, un gruppo che produce utili, un gruppo che con i soldi dei ferroviari si fa le assunzioni.
Un gruppo una volta era considerato un carrozzone e ora produce soldi alla fine dell'anno. Questo è merito anche dei lavoratori, di quello che hanno fatto i lavoratori in questi anni e di quello che ha fatto il sindacato. Ora che l'abbiamo risanato, ora stiamo bene, non capiamo proprio perché lo dobbiamo dare a qualcuno, insomma. È un bene della collettività, teniamocelo, voglio dire. Troviamo altri strumenti per reperire quei 3 o 4 miliardi che mancano, che sono tanti soldi, ma una goccia nel mare in confronto a quello che è il cumulo del debito pubblico. La legittimazione. Un'importante operazione di recupero dell'area dei Navicelli è quella che si apre a Pisa, nella zona vicina all'IKEA, possiamo dire così, per comprendere. Sindaco Filippeschi, insomma, qui c'era un'area un po' degradata, che cosa state facendo e quali sono i progetti futuri? Sì, l'area è conosciuta come ex Galazzo o ex Vacis. È molto degradata, quindi la bonifica è già un'opera molto impegnativa. Si vede bene quanto sia grande quest'area, molto visibile perché per chi scende dalla superstrada o chi viene dall'autostrada o sull'Aurelia, insomma, si vede bene. Era una bruttura per la città. Oggi l'intervento che abbiamo fatto per IKEA e i recuperi che si stanno facendo ancora, la cantieristica ha fatto da volano per questo grande recupero, quindi qui ci saranno attività di servizio, attività commerciali, verde, no? E tutto si affaccerà sui grandi parcheggi del People Mover, quindi ci sarà una facilità di collegamento con quest'area molto interessante, sia per chi arriva con l'auto o dalle strade comunque, sia per chi viene con la ferrovia o dal centro storico. È un'area cruciale, è un miglioramento fondamentale per la città. Io credo che i privati che fanno questo investimento debbano avere fiducia, perché io ci scommetterei, ecco. Credo che questa sarà un'area con un bel decollo come è stato per IKEA. Anche il Parlamento europeo ha il proprio volto giovanile e i suoi rappresentanti vengono scelti da ogni singolo Stato. L'Italia vedrà la città di Volterra ospitare la selezione nazionale, un onore che ha visto l'annuncio ufficiale della 41esima edizione del Parlamento europeo dei giovani alla presenza del sindaco di Volterra Buselli, ospite a Palazzo Panciatichi di Firenze nella Sala Barile, insieme ai rappresentanti del Consiglio regionale toscano. Mai come in questo momento credo ci sia bisogno di parlare di Europa in termini positivi, propositivi. Una nuova identità europea si costruisce soprattutto attraverso l'impegno delle nuove generazioni che di fatto già viaggiano, studiano all'estero, lavorano all'estero, hanno relazioni internazionali e quindi diciamo l'Europa è già parte essenziale della vita di molti giovani. Poi, che questo evento si faccia a Volterra è un altro elemento che a noi insomma, gratifica e fa piacere, perché ovviamente Volterra è una sede speciale, particolare, unica per gli aspetti anche storici che contiene, che rappresenta, e quindi un'occasione preziosa anche di valorizzazione e di promozione del nostro territorio. Parliamo molto d'Europa in questi momenti, in questi tempi, e di come ricostruire un'identità europea. Credo che il modo migliore per farlo sia attraverso i giovani, per cui questa è davvero una grande responsabilità. Faremo del nostro meglio affinché appunto quella che è già una cornice suggestiva, una cornice prestigiosa, possa rendere al meglio, e soprattutto vogliamo dare onore a questi giovani. L'Europa deve essere l'Europa dei popoli, per cui bisogna passare necessariamente attraverso i giovani e dare valore anche alle nostre identità locali. Questo servirà poi a essere, se uno è cosciente delle proprie radici, riesce sicuramente ad avere un valore anche a livello più alto. Il nostro è il network di dibattito più esteso a livello europeo, coinvolgiamo 40 stati dell'Unione Europea e dell'Europa continentale, tra i quali Georgia, Armenia, la Germania, insomma,
e di conseguenza tramite simulazioni dei lavori del Parlamento Europeo Giovani diffondiamo la conoscenza delle istituzioni e del funzionamento delle istituzioni europee. Quello di Volterra è un evento che ormai facciamo da 7 anni, è una partnership con le istituzioni consolidata e, alla quale teniamo molto, e quindi essere qui oggi per noi è sicuramente un motivo di grande gioia. Presentato a Perignano il volume di Massimo Berutto che ricorda la vittoria del Pisa, Mitropa K ai tempi di Anconetani. A pubblicarlo l'Eclettica Edizioni, ai nostri microfoni l'autore e l'editore appunto di Eclettica, Andrea Pannocchia. I giorni della Mitropa è praticamente il diario dei giorni in cui il Pisa disputò e vinse due edizioni della Mitropa Cup, una nel novembre dell'85 e l'altra nel maggio dell'88, e quindi vengono ripercorsi quei giorni anche intrecciati con la storia di quel periodo. E poi ci sono due appendici dedicate alle due edizioni che invece il Pisa non ha vinto, una Super Mitropa del 1989 e una terza edizione della Mitropa Cup nel 1991, persa in finale con il Torino. Era strano e per certi aspetti incredibile che non ci fosse un libro che narrasse il momento più alto della storia del Pisa Sporting Club. Erano usciti i libri sul Pisa Calcio, su Romeo Anconetani, non c'era una narrazione, come dice il titolo, dei giorni della Mitropa, cioè gli anni in cui il Pisa di Romeo Anconetani raggiunse una dimensione europea vincendo per ben due volte, grazie anche a una sapiente organizzazione, un trofeo che per quanto minore era pur sempre un trofeo europeo, una competizione internazionale a tutti gli effetti, laddove molte squadre più blasonate non hanno nel proprio palmarès un trofeo continentale. E quindi abbiamo cercato di ripercorrere quei giorni grazie a un lavoro molto accorto di Massimo Berutto, che ha intervistato personaggi dell'epoca, ha raccolto materiale dell'epoca, in particolare articoli di giornali ma anche foto, e quindi si è ricostruito un po' non solo la cronaca delle partite ma soprattutto il clima di quei giorni, che cosa significò per il Pisa e per Pisa città questa dimensione internazionale raggiunta due volte con le vittorie dell'85 e dell'88. Si chiama Uscita d'Emergenza, la campagna di prevenzione per il colon retto. Luca Morelli è presidente della LILT che organizza l'iniziativa. Testimonia d'eccezione Gennaro Gattuso. Intanto, che cosa significa oggi, diciamo, prevenire per simili patologie? Sì, oggi è possibile prevenire tante forme di tumore. I tumori del colon retto sono la seconda causa di morte in Italia, sia nell'uomo che nella donna, quindi prevenire oggi vuol dire limitare la mortalità, quindi più persone si possono salvare se riusciamo a prevenire. Quindi la prevenzione può essere una prevenzione primaria, cioè ovvero il paziente e la persona con lo stile di vita può ridurre il rischio di sviluppare il tumore perché adotta degli stili che riducono, che eliminano tutti quelli che sono i fattori di rischio oggi noti, che aumentano l'incidenza di queste malattie. La prevenzione secondaria significa intervenire in quei pazienti che hanno un rischio di sviluppare la malattia o che l'hanno già sviluppata, affinché si possa fare una diagnosi precoce, e quindi se l'hanno sviluppata per poter intervenire prima che diventi troppo tardi. Questo è il concetto della prevenzione. Un grandissimo onore, una grande associazione, si parla di prevenzione, si parla di tumori, e penso che i dati sono confortanti negli ultimi anni. È un dato di fatto che oggi la prevenzione serve, aiuta, e per me è un grande onore essere testimonial della LILT. I tuoi giocatori come l'hanno presa? Ma i giocatori sicuramente l'iniziativa la vedranno in questi giorni, ma va bene, adesso hanno cose più importanti a cui pensare, che farsi trovare pronti la partita di lunedì. Abbiamo una partita importante come tutte le altre 7 che mancano, speriamo di riuscire a recuperare energie e di non sbagliare più atteggiamento.